and a place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you buonasera, buonasera e benvenuti alla consueta appuntamento con Solo Calcio. Riscattata la pessima prestazione di Messina, il ritorno alla vittoria del Pescara. Tra l'altro non succedeva all'Adriatico Giovanni Cornacchia lo scorso 5 febbraio, 5-0 sul Potenza, vittoria netta meritata ieri contro la Turris, una prestazione sicuramente convincente. Buonasera a Pierpaolo Marchetti. Buonasera, buonasera. Marchetti che vedo molto sereno questa sera dopo quello che è successo ieri, no? A parte il Pescara, però anche la Juve che ha battuto l'Inter, quindi sei abbastanza soddisfatto. Facciamo subito. No, dico, è andato tutto per il verso giusto, cioè non ci sono state. Da quel punto di vista. Ci sono state discrasie. No? Non per la. Non ci sono state che? No, cominciamo con queste parole difficili. E io ho fatto le scuole basse. Però, insomma, è stata una giornata un po' particolare anche per te, no? No, mi dicevi poc'anzi, prima di andare in onda, stavo quasi per svenire. Ho fatto una battuta, ecco, la sofferenza di Juve mi ha stremato, ma non ho perso neanche un grammo di peso purtroppo. Ah no, Sebbene stremato. Dovresti fare il Ramadan, altro che Raffaele. Il Ramadan è una cosa seria come tutto quello che attiene alla religione, quindi e quindi ti astieni. Mi asterrei, dal commentare. Buonasera Alessandro Alberti. Buonasera, buonasera e ben ritrovato Maurizio Tacchi. Buonasera e a tutti. E naturalmente l'autore, l'inventore, l'ideatore della Top Goal, oggi ne abbiamo due, caro Pierpaolo. Una Top Goal ricchissima, perché c'è il turno infrasettimanale, no? Quel discorso. Ma perché? Sia Pescara, vabbè, non la facciamo rivedere. Che peccato ho fatto. Che peccato hai fatto. Sono stati dei gol belli, sì, devo dire. Alcuni sì. Poi li scopriremo. Allora, veniamo a noi. Per Paolo, intanto c'è da ricordare che domenica prossima il Pescara giocherà a Catanzaro. Catanzaro già in B con 5 giornate d'anticipo. Complimenti, che non sono di pragmatica, ma assolutamente sinceri al club, ma soprattutto a Vincenzo Vivarini, che dallo scorso anno guida il Catanzaro, era subentrato a Calabro, semifinale playoff persa contro il Padova. Il Catanzaro è una società importante, insomma, che tra l'altro ha puntellato un organico già di spessore, quest'anno veramente una marcia trionfale. A parte il Catanzaro, Pescara, Pierpaolo? Ma intanto a Catanzaro spero che abbiano cambiato gli addetti al servizio. Ah, è vero. Storia di 17, 18, quasi 18 anni fa. Sì, sì, no, ricordi non bellissimi. Ma Pescara ha continuato una marcia di avvicinamento ai play-off che io direi inevitabilmente è fatta e sarà fatta di alti e bassi. Logica e speranza vorrebbe che con il passare delle settimane i bassi si diradino e la squadra cominci a salire stabilmente di tono. Sai, è abbastanza eloquente la grande differenza di performance tra la gara di mercoledì scorso a Messina e quella di ieri. In questo momento, dicevo ieri nell'intervista con Enrico Giancarli prima della partita, io faccio fatica ad esprimermi compiutamente perché non so ad esempio come stanno lavorando fisicamente, sì, perché la partita di Messina mi sembrava anche la prestazione di una squadra appesantita, non so però come avessero lavorato obiettivamente. Di sicuro Zeman sta facendo
in queste partite ha fatto degli esperimenti, come è normale, come era normale che fosse, perché comunque i giocatori si conoscono solo allenandoli, e magari anche allenarli soltanto non basta se poi non li vedi, certo, in partita. Deve trovare la sua squadra, deve trovare la sua squadra, diciamo, titolare, anche se poi oggi con i 5 cambi il concetto di titolarità è abbastanza cambiato. Però sta già trovando la quadra, Colai 2 partite di fila dal primo minuto. È presto. Per il momento a sinistra c'è poco. Però c'è una cosa che è un dettaglio che mi è piaciuto molto ieri. L'ho visto in televisione perché non l'avevo visto dal campo. L'abbraccio tra Colai e Delle Monache, sì, dopo il gol. Cioè, sono due giocatori che si stanno disputando un posto da titolare. E secondo me quello è un bel segnale per lo spogliatoio. Sì. Può sembrare una cosa piccola, però secondo me se si crea anche un certo clima all'interno del gruppo, sicuramente è un qualcosa in più. Sul piano del gioco mi era piaciuta abbastanza la prima ora contro la Juve Stabia, poi sono state due prestazioni brutte obiettivamente. Sì. Ieri ancora un'ora di buon calcio, però ripeto, sono in questo momento alti e bassi quasi fisiologici. Credo che quando la squadra avrà un po' più, come dire, di continuità, e quando Zeman avrà bloccato, non dico gli 11 titolari, ma almeno 8, 9, 11. Ecco l'abbraccio a cui alludevi. Sì, bello. Sì, hai ragione, sì, bello. Mi sembra una cosa, sai, a volte, cioè, Maurizio e Alessandro hanno giocato, quindi anche tu sei stato un talento, sì, sui campi di calcio. E quindi sapete bene che... Sì, sì, sappiamo perfettamente. Esatto. Dicevo, quando Zeman avrà bloccato buona parte della sua squadra titolare, io credo che non sia un problema di schemi o di meccanismi, perché il calcio di Zeman non è difficile da capire. Il calcio di Zeman sono 4-5 cose che però per essere efficaci devono essere fatte, come spesso capita alle sue squadre, a 1000 all'ora, certo, a 1000 all'ora, e con una intensità sicuramente superiore, più difficile da capire per gli avversari. Io credo che sia, cioè, sul fatto che il Pescara arriverà pronto tecnicamente ai play-off non ho dubbi, ma trattandosi di Zeman sarà fondamentale vedere come ci arriverà sul piano atletico, sì, perché spesso le squadre di Zeman, anche quando sono state inferiori come qualità di organico alle rivali, vedi il Foggia lo scorso anno, hanno vinto o sono arrivate a giocarsela per la vittoria soprattutto per la condizione atletica straripante che hanno avuto in alcune occasioni. Quindi, insomma, il periodo degli esperimenti finirà. Sul piano tecnico è chiaro che la ripetizione, l'allenamento, chiaro, gli schemi forse non diventeranno perfetti, ma comunque miglioreranno. Secondo me la vera chiave di tutto sarà la condizione atletica con cui il Pescara arriverà ai play-off. Se ai play-off sarà, dal punto di vista fisico, una squadra di Zeman, sì, allora tanti discorsi si potranno riaprire. Allora, mi offro il desso per riproporre, ci giochiamo subito questo contributo, perché ieri Fabio Ferraresi ha fatto una domanda proprio sull'argomento, su questo tema, a Zdenek Zeman, che ha risposto così. Ascoltiamo la domanda. A proposito, no, sì, volevo dire, poi un minimo di equilibrio, io capisco, ho fatto il giornalista per tanti anni, quindi non è che adesso... Certo. Però un minimo di equilibrio, cioè Zeman dopo la partita di Messina era vecchio, era bollito, doveva andare in pensione, sono passati 3 giorni, ieri firmava autografi sui libri, cioè, voglio dire, un minimo di tempo, diamoglielo, povero. È vero, hai ragione, parole mai dette in questo salotto. No, non qui, ma è vecchio e bollito, assolutamente no. Allora, andiamo ad ascoltare questa parte di Terzo Tempo Live, 30 secondi. Complimenti al mister, perché oggi ho visto veramente una squadra sua in così poco tempo, quindi bene. E una curiosità la mia, più che altro, per quel che riguarda la preparazione fisica, visto che è subentrato a poco dalla fine, se sta facendo le stesse cose che aveva abituato a me quando giocavo con lui, o se ha cambiato qualcosina. Ho cambiato qualcosa per forza, perché non mi voglio uccidere subito, dobbiamo andare piano piano. E quindi ucciderà dopo? Non li voglio... portare al punto dove possono lavorare senza faticarsi molto.
Naturalmente ho cambiato qualcosa perché non li voglio uccidere subito. Alessandro, a parte la battuta di Zeman in generale. Beh sì, diciamo che i parametri suoi secondo me sarebbero assorbibili se parte dall'inizio della stagione, questo è fuori discussione. E devo dire che in questo momento, dalla risposta che ha dato, che mi sembra anche scontata, deve trovare un giusto compromesso tra la condizione atletica, i movimenti che dice Pierpaolo e poi le partite che si devono giocare, perché tra poco si gioca per le partite che contano, quindi deve, secondo me deve adoperare molto mestiere, tanto mestiere e come dice correttamente Pierpaolo deve decidere quelli che sono, diciamo, gli 11 titolari con qualche sostituzione. Non era bollito a Messina, non è un fenomeno, cioè è un ottimo allenatore dopo la partita di ieri. E bisogna dire che si giocava con una squadra modesta, perché dopo se certo. la regia ci manda in onda il secondo gol che abbiamo fatto contro la Turris, ho visto una fase difensiva che probabilmente avrebbero potuto marcare anche proprio di immobilismo, proprio di una staticità impressionante. Sarà il livello della Lega Pro, però di una lentezza esasperante. Forse, ecco. Eccolo qui. Sì. Un lancio lunghissimo, il difensore che temporeggia, indietreggia e questo entra dentro di destro e fa gol. Cioè non c'è proprio la minima pressione, la minima intensità. Quindi, senza nulla togliere di Golai, no, è chiaro che la postura di Boccia è completamente sbagliata. Non voglio sminuire la vittoria di ieri, però poi, siccome qualche centinaio di partite l'ho vista, cioè quando vedo determinate posture mi metto le mani nei capelli, ma non c'è niente da... Forse Maurizio non so se concorda con me. Così come, allo stesso modo, sul 3-0 non mi è piaciuto neanche il gol che ha preso il Pescara. Certo. Indice del fatto che, oltre all'aspetto tattico, oltre all'aspetto fisico, bisogna, a mio avviso, mantenere sempre alta l'intensità mentale, cioè la concentrazione su tutti i 90 minuti. Il gol che ha preso il Pescara era legittimo rilassarsi, però è anche un aspetto dove bisogna comunque lavorare, proprio perché le partite, nelle partite che contano, finiranno oltre il 90esimo. Assolutamente. Maurizio, tu sei stato allo stadio. Sì, hanno fatto la fotografia entrambi della partita di ieri ed effettivamente è così. E il gol che ha preso il Pescara, come dice Alessandro, purtroppo quest'anno ne abbiamo presi diversi su calcio piazzato, quindi al di là di tutto è il fattore attentivo, come diceva, è importantissimo. Adesso si va verso la fine del campionato, dove le partite sono tutti gli episodi diventano importanti. Noi sappiamo che un episodio in positivo o in negativo ti sposta la traiettoria della partita stessa e anche della stagione, e quindi niente, bisogna continuare su quella falsariga di ieri, sapendo che comunque è un punto di partenza, perché come ha detto Pierpaolo ed è stato ribadito, l'enigma più grosso sarà il discorso atletico, il fatto di avere comunque... Tu come hai visto la squadra ieri, dal punto di vista atletico, dico? Come si chiama? Almeno personalmente dalla tribuna ho visto una squadra che non è sicuramente quella di Zeman, brillantissima, perché comunque aveva di fronte anche una squadra, come ha detto Alessandro, forse modesta a livello tecnico, che dopo che ha preso il primo gol si è proprio sgonfiata, perché finché il risultato è stato in bilico comunque ha tenuto il campo, così forse li ho visti un pochettino anche un po' lunghi rispetto alle tradizionali squadre che vediamo il Pescara, però adesso come adesso l'importanza è fare il risultato, aver vinto. E poi il discorso mentale, perché come ho detto che dopo l'1-0 loro si sono sgonfiati, è successo il contrario al Pescara, ha preso autostima e ha continuato sulla falsariga dopo l'1-0, cosa che era successo al contrario invece sempre al Pescara dopo che prese gol il 2-0 con la Juve Stabia, e
quello per far capire che al di là del discorso tecnico-tattico adesso è importante anche e soprattutto il discorso mentale. Mentale. Senti Giovanni, tu ieri hai ascoltato anche la conferenza stampa di Zeman, noi abbiamo intervistato Enrico Giancarli subito dopo la partita, quali sono le sensazioni che hai percepito? Cioè soddisfatto ma con qualche riserva mi pare, no? Sì, con qualche riserva. Noi abbiamo anche chiesto ma quando si vedrà il vero Pescara di Zeman? Lui ironizzando ha detto tra due anni. In realtà per quanto riguarda la condizione atletica che giustamente avete indicato nei precedenti interventi, l'obiettivo è quello di portare il Pescara al massimo in poco più di un mese, quindi quarta, quinta settimana di lavoro, probabilmente già nelle ultime due giornate, almeno questo è l'obiettivo, no? Di Zeman e del suo staff, di portarli al top nelle ultime due giornate di campionato, quindi Monopoli, Picerno e poi via via i playoff. Lo ha spiegato bene, non voglio ucciderli subito, quindi i carichi vanno dosati, cioè Zeman sta dosando i carichi per portare la squadra al top. Hanno ragione Maurizio e Alessandro, il Pescara non è ancora brillante e probabilmente anche dal punto di vista tattico, di sviluppo della manovra, sbagliano spesso i tempi, io questo l'ho notato, ma anche Zeman è d'accordo, sarebbe impensabile vedere già i meccanismi ben collaudati, è comprensibile, però che la disponibilità c'è e quella è una cosa importante che assolutamente però si sono viste anche cose interessanti, per esempio sulla catena di sinistra, no? Cioè tra Colai, Kraja, che secondo me ha giocato una buonissima partita perché ha una grande intelligenza tattica a mio avviso, e lo stesso Milani, soprattutto nel primo tempo. Nel primo tempo, ha detto Zeman, sì, Milani molto bene nel primo tempo, ma anche la volontà, la voglia di Crescenzi, no? Sì, comunque sì, Crescenzi assolutamente. Ha disputato una buona gara anche lui. Alessandro? No, e volevo aggiungere un'altra cosa sul tema della preparazione. Sì. Non è che questa è una squadra che non si sia mai allenata. No, perché Pescara, il cambio dell'allenatore c'è stato perché questa squadra ha avuto un blackout. Mentale, ma il Pescara fino alla partita di andata col Catanzaro andava ai ritmi di Zeman, andava forte. Poi si è bloccata. Quindi quando poi si legge, si fanno vedere, perché poi Zeman è famoso per i fantomatici gradoni che identificano, diciamo, le sue metodologie di allenamento, io credo che non abbia bisogno di distruggerli fisicamente, credo che abbia proprio bisogno di fare un lavoro certosino, ma anche di gestione, perché non credo che l'altro allenatore non li abbia fatti lavorare cercando l'intensità. Purtroppo non sono arrivati i risultati, ci sarà stato un calo poi con tutte problematiche che sapranno loro dall'interno, però non credo che abbia trovato una squadra fisicamente distrutta. L'ho anche detto Zeman, però adesso fanno un lavoro diverso, Alessandro. Quindi una preparazione diversa, si lavora sulla resilienza, la chiamano resilienza adesso. No? Tu hai mai fatto i gradoni, Maurizio, nella tua carriera? Come no. Con chi? Cioè, quali allenatori? Un grande professor Cornacchia. Ah, ecco. Giusto, è vero. Che è stato uno, io posso dire personalmente, che quando ho lavorato con lui, tutto a carico naturale. Carico naturale. E in tutta la mia carriera è stato il periodo in cui sono stato sempre bene fisicamente, non ho avuto mai problemi. Mi dici a che cosa servono i gradoni? Così spieghiamolo anche a chi ci sta seguendo a lavori... casa, perché se ne parla, però magari non si sa bene, no, il significato. I gradoni di solito è per fare forza, e già allora stiamo parlando di tanti anni fa, dove poi il calcio va a tendenze. Certo. C'era il periodo che si faceva forza massimale perché si veniva dalla scuola russa, per dire, cose. E quindi con molti carichi, il nostro periodo, diciamo così, no? E poi adesso si parla di forza elastica, quindi sul breve. E noi con una cosa importante che ha sempre fatto il professor Cornacchia è che tutto a carico naturale. Carico naturale. Mai con che può piacere, non può piacere, può essere visto, però io personalmente posso dire che in quel periodo lì che ho lavorato con lui sono stato sempre bene fisicamente. Infatti arrivavamo a fine campionato con una preparazione fisica superiore alle altre. Infatti convinto a Sertori di quello che stai dicendo, lo stesso Zeman, no? Carichi naturali, assoluta mancanza di... La palestra non si fa con Zeman, da quello perché tanto è il tuo corpo, tra virgolette, uno alza, tra virgolette, quello che porta... Però non c'è una verità, perché altrimenti uno farebbe copia e incolla e sarebbe così. Io per esperienza personale, negli anni miei di carriera,
anche se una metodologia diversa così, col professor Cornacchia mi sono trovato a fine campionato che sono sempre arrivato bene. Io quindi, cioè, si mette forza con i gradoni e poi sì, però diverso, poi naturalmente poi va serve trasformata, la e certo, poi va trasformata con un'altra situazione. Ecco, perché questo è il momento topico, naturalmente certo, bisogna, certo, bisogna no, essere... Ma io... Volevo avallare quello che ha detto Alessandro, giustamente, quello che penso io, al di là di tutto, col precedente allenatore è stato prettamente un blocco mentale, sì, perché comunque ha lavorato bene, ripeto quello che ho detto precedentemente, penso che a settembre se avessero detto di trovarsi in questa situazione di classifica con le altre squadre, penso che chiunque ci avrebbe messo la firma in questo senso qua. Peccato perché nella prima parte... si erano prospettate altre possibilità, poi c'è stato sicuramente un blocco mentale perché comunque i valori alla fine sono quelli, sì, e alla fine paga sempre l'allenatore, quindi non è perché quello precedente secondo me abbia fatto male, anzi tutt'altro, però sappiamo com'è il nostro mondo, però adesso con l'esperienza di Mr. Zeman così si cerca di arrivare nei playoff nel miglior modo possibile, tenendo presente che la classifica ti permette anche di gestire, tra virgolette, determinate situazioni che se la fosse stata un po' più corta così fare altre valutazioni. Ecco, questa è proprio la classifica, ringrazio Dino D'Angelo in regia, il nostro Roberto Kirchi alla telecamera, dunque Catanzaro da ieri in B con 5 giornate d'anticipo, 86 punti, Crotone 70, il Catanzaro ha segnato 88 gol di cui 58 al Ceravolo ha sempre vinto, no, ma io 5 gol subiti in casa. Cioè, che grande differenza, la Feralpisalò che prima nel girone A ne ha fatti appena 35. Sì, infatti. Pazzesco. E credo che a Catanzaro puntino proprio ad arrivare a 100 gol. Sì. Perché hanno viaggiato una media impressionante nelle ultime 5 partite. Speriamo che non facciano 5 gol. È cominciata la settimana dei festeggiamenti. Ho sentito un collega, quindi insomma, come giusto che sia. Ci mancherebbe altro. Stavamo dunque dando uno sguardo alla classifica. Riguardiamo un'altra volta, Dino, perché insomma è emblematico quello che è successo alla Pescara, perché il Pescara un girone fa aveva 21 punti di vantaggio sul Picerno, che adesso è a meno 2, la vera rivelazione insieme al Cerignola di questo girone, più 17 sul Foggia e più 15 sul Cerignola. Un girone fa esattamente, guardate come sono cambiate le cose. Il Pescara ha avuto un andamento da squadra da retrocessione, sì. Cioè, l'enigma del Pescara è che c'è stato praticamente... un rendimento che è passato da un eccesso ad un altro, non c'è stata mai una mezza misura e quindi questa osservazione che fai tu è proprio indice del fatto che il Pescara si trova al terzo posto alla luce delle ottime cose fatte nel girone di andata. Adesso con questo allenatore speriamo che si sia ripreso, però si sono mangiati tutta la dote che avevano guadagnato a inizio stagione. Assolutamente. Comunque brilla. Tu sei diabolico, perché come hai nominato Vivarini, te è arrivato il messaggio di Vivarini. Ah, che dice Vivarini? No, che l'ho cercato. Sono cose private. L'ho cercato, non mi ha mai risposto. Da quando in qua si racconta il contenuto dei messaggi in televisione? Subito sei andata a cercare qualche notizia, a chiedere qualcosa. Guarda, cioè io già facevo fatica a cercarli quando lavoravo. Il fiuto del giornalista di un tempo, no, un tempo quello ormai che è stato. Ormai. Sono un ex da tutti i punti di vista. No, assolutamente. Però a Catanzaro ti ricordano con affetto, proprio alla luce di quello che io ricordo loro con un po' meno affetto, ma fa niente. No, non ce la vogliamo giocare subito, questa carrambata, questo ricordo. No, questa... vabbè, c'era... Questa è bellissima, dai. Non so se era l'ultima o la penultima trasferta nostra a Catanzaro, una giornata di pioggia torrenziale. C'ero anch'io. Io naturalmente, come sempre, senza ombrello, perché quando uno è stupido. E ero lì ad attendere a ritirare l'accredito per poter entrare. E sta accredito non arrivava mai. Allora, a un certo punto ho chiesto, scusate, ma c'è qualche problema? Allora si è affacciato uno che non so chi fosse. Ha detto, no, io... Vabbè, adesso evito di imitare il dialetto calabrese. No, me lo sai fare, se no non rendi l'idea. Vabbè. Sei perfetto. dai, regalaci questo sorriso, questo momento di grande televisione.
Dice, no, no, io non ti faccio entrare perché domenica scorsa a Verona non hanno fatto entrare mio figlio e quindi tu non entri. Scusi, ma che c'entri? No, no, non si discute, non si discute. Qui siamo severissime. E intanto gli dice, siamo severissimi. Si sparò ancora la porta Carrai e fecero entrare 200 ultra del Catanzaro con delle mazze di ferro, cioè portavano dentro di tutto. E trasite, trasite. Trasite, vedi. E io, come uno scemo sotto la pioggia. Poi hai chiamato il direttore sportivo. Poi, in un impeto proprio alla fine, provai a chiamare Carmine Martino, che allora era il direttore sportivo, e lui si vede che si impietosì di questo, di questa specie spaventapassero, oramai era diventato una specie spaventapassero, non magro, ma una specie... Bellissimo. Bagnato fino alla cima dei capelli, e niente, questo è l'ultimo ricordo di Catanzaro. Tra l'altro l'ultima sfida, 22 settembre 2005, alludevi proprio a quella domenica. Un'altra trasferta a Catanzaro, ci fu anche lì una specie di alluvione, si fu rimandata la partita, cioè un disastro. 22 settembre 2005, l'ultima sfida a Catanzaro, tra Catanzaro e Pescara, Serie B, il Pescara di Maurizio Sarri, perse 1-0, sfortunato l'autogol di Emanuele Pesaresi, poi vedremo le immagini di quella precedente. Con doppia espulsione. Con doppia espulsione, Gonnella e Matteini sicuramente. Gonnella e Matteini. E poi grave infortunio a Daniele Croce, nei minuti iniziali della partita. Ci fermiamo per pochi istanti, pubblicità. Bene, torniamo in diretta su Rete 8, Solo Calcio, 21:32, con Pierpaolo Marchetti, Alessandro Alberti, Maurizio Tacchi, Giovanni Tontodonati. Brilla la qualità di Rafià, Giovanni. Straordinario, eh. Giocatore che non conoscevamo. No, giocatore che... Stiamo esagerando. Confermarlo, dai, lo dico subito. Che brilla la qualità, no? Abbiamo Vabbè, detto però in straordinario. Straordinario. No, straordinario è quello che ha fatto ieri. Per poco. però voglio dire, un giocatore che ha fatto tre partite. Sì. Straordinario. Però se una qualità si vede subito, dai, con la C. Insomma, in C ce ne stanno pochi di giocatori così. Ma sempre tre partite ha fatto. E potrebbe, secondo me, migliorare tantissimo in quel ruolo di mezzala con Zeman, perché ha corsa, ha resistenza, ha forza. A tecnica, quindi secondo me ha grandi margini di miglioramento. C'è l'incognita Ramadan, però. Infatti, l'incognita Ramadan che comincerà mercoledì. Sì, sì. Un mese di Ramadan, non potrà né bere né mangiare sulla carta sino al tramonto. Sì. Allora, questo è il gol di Merola. Poco prima c'era stata l'occasionissima per Maniero, gran colpo di testa lì, sullo 0-0, dopo che nel primo tempo il Pescara aveva creato le premesse per sbloccare il punteggio, almeno 3-4 occasioni, una clamorosa con Merola, faccia a faccia con il portiere avversario. Eccolo qui, il colpo di testa di Maniero, in precario equilibrio, va ad anticipare Brosco, palla a centimetri dal palo, quasi all'incrocio, e al 53esimo c'è questa grande giocata di Rafià, tre avversari saltati e poi l'assist per Merola. Su quel pallone c'era scritto devi solo spingere in porta, era impossibile da sbagliare questo gol, quarto in questo campionato con la maglia del Pescara per Davide Merola, classe 2000. Ecco, vedere un giocatore del genere, Maurizio, ecco, diceva Giovanni, da mezzala potrà esprimere il suo talento ancora di più, anche perché non c'è il trequartista, non contempla il 4-3-3, il ruolo di trequartista, quindi potrebbe giocare, può giocare solo mezzala, effettivamente. Beh, per caratteristiche come vuole giocare Zeman, sì, poi come ha detto anche, come hanno detto, perché Marco ha ragione, ha tutte le qualità per far bene, però devi vedere la continuità, sono tanti fattori che incidono. Poi ti fa vedere, ecco la differenza diciamo tra Pescara e la Turissi di ieri, che se tu hai un singolo ti può trovare quella giocata lì che ti sposta gli equilibri e sposta la partita, perché fino allo 0-0, torniamo al solito discorso, finché non la sblocchi è una partita bloccata, non sai mai quello che può succedere, se fa gol Maniero è tutta un'altra storia, ti trova una giocata del genere che è nelle sue corde. E quindi è un giocatore importante dove c'ha fisicità e tutto il resto. Che cosa ti ha sorpreso? Se ti interrompo, lì bisogna vedere soprattutto una cosa, perché è chiaro che Rafià ha talento. Bisogna capire quanto, cioè se è uno di quei giocatori determinanti oppure no. Mi spiego, ci sono dei giocatori molto forti che sono quelli che fanno 4 gol quando tu vinci 8-0
e ci sono quelli che fanno 4 volte gol quando tu vinci 1-0. Certo, sì. Ci sono quelli che ti fanno vincere le partite importanti, quelli che fanno i fenomeni contro nessuno. Cioè, da questo punto di vista noi tutti ci auguriamo che Raffià sia un grande giocatore, però lo dobbiamo ancora vedere. Abbiamo visto 3 partite, aspettiamo. Abbiamo visto il talento, poi tutti speriamo che sia un giocatore completo, che faccia la differenza in questa categoria, però questo non lo sappiamo ancora. Lo sappiamo ancora. Alessandro? Sono d'accordo con Pierpaolo. Cioè, la partita di ieri, ti ripeto, mi ha impressionato anche la pochezza della Turris. Che sicché il giocatore abbia delle qualità tecniche è indiscutibile, ma anche lì l'hanno fatto girare, rigirare. Erano in 3, non 1, erano in 3. Poi c'ha lui i colpi. Allora, io dico, prima di dire che un giocatore è un fenomeno, come ha detto Pierpaolo, vediamo la continuità e soprattutto nei test più attendibili. Quella di ieri era una partita dove il Pescara doveva per forza reagire, perché anche la stessa partita di Messina non poteva essere lo specchio e veritiera sui valori del Pescara, perché non stava era inevitabile. Però molto spesso ci si lascia andare a dei giudizi, e quando io dico che bisogna essere comunque equilibrati, bisogna stare tranquilli a non esaltarsi troppo, così come non bisogna abbattersi troppo quando le cose non vanno bene. Quindi credo che Pierpaolo, insomma, che è una persona ragionevole, oltre che essere competente, abbia detto esattamente quello che penso io. Credo che anche Maurizio abbia avuto dei compagni. No, c'erano quelli che ti facevano vincere le partite quando servivano. Io mi ricordo, per esempio, a Ravenna lui ha giocato con buono core. Sì. Insomma, è un qualità, talento all'epoca assoluto per me. Non so se sei d'accordo. Come no? Senza esagerare. Però, insomma, credo che fosse un giocatore però che diciamo si allenava. Che nel caso Enrico Buonocore. Nel caso di questo giocatore c'è anche una struttura fisica notevole. Ecco, se a questa struttura fisica aggiunge ancora velocità, padronanza, può fare grandi cose. Ecco, no, volevo rivedere di nuovo l'azione di Raffià, perché il talento è indiscutibile, nel senso ha qualità, no? Poi è chiaro. Servono le opportune verifiche, le riprove, però qui andiamo un attimo indietro, è anche un po' fortunato se vogliamo, perché nel momento in cui Rizzo, mi pare che fosse, il terzino sinistro era Rizzo? Forse sì, gli tocca il pallone, la palla rimane lì. Di solito succede che la perdi la palla e parte il contropiede insomma della squadra avversaria. Vorrei far notare un'altra cosa, perché a me ieri aveva colpito la leggerezza nella fase difensiva. Però adesso non so come si chiama il giocatore con numero 70 della Turris. Guida. Cioè, 70 Guida. Sì, se fai rivedere l'azione, passa a fianco. Sì. Allora lui praticamente vede l'avversario, poi va via proprio come se fosse un'azione di competenza dei compagni. Sì, mi riferivo al numero 2 che è Vitiello. Vitiello praticamente tocca il pallone, però la palla gli rimane lì. È passato lì, gli ha chiesto il green pass e prego, può andare. Detto vai, scusa. Diciamo un pizzico di fortuna, però poi ha fatto un numero di altissima scuola. Il problema è che noi siamo abituati a vederli fare da te quei numeri lì col sinistro. Lo so, infatti, quello è vero. Siamo di bocca buona ormai. Mi rivedevo proprio il Raffià. Posso aggiungere una cosa, Massimo, perché loro sono abituati a vedere il grande calcio, probabilmente. No, ma non è che è grande. No, nel senso, qui la Turris la stiamo considerando come l'ultima del professionismo, Ale. In realtà la Turris aveva preso un gol nelle precedenti 4 partite. Sì. È una squadra in netta ripresa. Questo è il livello, Alessandro. Ecco perché io dico Raffià in Serie C emerge, perché vedi un giocatore che gioca così. Bravo, ha giudicato, ha detto una grande cosa Giovanni. Sono questioni di atteggiamento. Giovanni, non è solo il livello, ieri la Turris ha giocato sicuramente una partita negativa. Ieri è così. Sono anche i meriti. Noi abbiamo vinto 5-0 contro il Potenza, che quel giorno probabilmente non so cosa avessero fatto, ma era una squadra quel giorno era una squadra impresentabile, tant'è vero non abbiamo vinto più poi. Sì, però questi errori per Paolo sono frequentissimi nel campionato di Serie C. Dal Pescara a Messina è un gol che si può prendere, anche noi siamo una squadra di Serie C, bisogna considerare anche la categoria, perché lui è abituato a vedere la Juve, faccia impazzire, voglio dire, abituato al calcio mondiale, al calcio europeo, ma il gol che ha preso il Pescara a Messina è inconcepibile, insomma, dai. Perché lì Brosco
dà spazio a Ragusa, per carità, ci sta che l'errore. Debba, il fatto che e si poi arriva Balde da sempre solo. Valutare la categoria è fuori dubbio. Volevo dire solo quello. Ma questi, per esempio, quello lì, è un errore che prescinde dalla categoria. Perché lì non c'è cattiveria con il Scala aveva fallito altre tre palle gol, Pierpaolo, sì, davanti al portiere, insomma. Giovanni, la premessa di tutto è che il Pescara ha giocato bene. Ah, ok. Però siccome stiamo parlando di una squadra che vuole provare a vincere il campionato, provarci, bisogna anche andare a cercare i dettagli. Sì, sì. E secondo me è importante capire quando fai una prestazione bella, convincente, anche contro chi l'hai fatta. Certo. Cioè, ieri abbiamo giocato contro un avversario, secondo me in assoluto, per quel po' che conosco la Serie C, la Turris non è una buona squadra. Non è una brutta squadra. Sì. Ieri ha giocato male. Ha perso me. Anche Leonetti dopo 10 minuti. Esatto, cioè, Fontana lo ha rimarcato in conferenza stampa. Perché ieri sarebbe per stata un'ora una bella ha fatto arma. Veramente poco. Cioè, c'era una differenza. Stranamente ha schierato 3 attaccanti, cosa che non aveva mai fatto nelle ultime uscite. Proprio per sfruttare le capacità di Leonetti. La valutazione è sempre relativa a quei 90 minuti. Poi è chiaro, è vero che la Turris non aveva preso gol. Obiettivamente, se tu fossi arrivato da un altro pianeta e avessi visto la Turris ieri, non avresti mai pensato che era una squadra che veniva ad aver preso un solo gol. Sì, però ieri è stato così. Comunque, insomma, a fare la differenza... Per merito del Pescara. Eccola qui, la schermata, il nostro Dino ce la fa rivedere. 3-4-3 dopo 5 minuti, si è infortunato Leonetti ed è entrato il centrocampista marocchino, italo-marocchino Audi. Audi che è un centrocampista offensivo, ma pur sempre un centrocampista. Semmai, scusami Massimo... può essere invece importante, poi bisogna capire da che punto di vista si vedono le cose. Dal punto di vista di un critico forse può essere giusto quello che abbiamo detto, magari dal punto di vista di Zeman, che vuole, cioè, per giocare quel calcio lì la squadra deve avere coraggio, sì. E probabilmente questi risultati così, queste partite in cui riesci a creare tante occasioni, forse ti fanno bene, perché ti fanno... Forse Zeman ha bisogno che questa squadra si creda addirittura più forte di quello che è per giocare quel tipo di calcio, perché è un tipo di calcio che non si può giocare con la paura. Bella questa interpretazione. Ma sono d'accordo con te, potrebbe essere una chiave di lettura, non sto scherzando. Poi, poi lui chiaramente credo che ci lavorerà, chiaro. Però fare delle partite così a questo tipo di squadra forse fa bene. E comunque ieri... A supporto di quello che dice Pierpaolo, Pescara le prime 5 trasferte del campionato le ha vinte, sì. Quindi può darsi che si debbano far riemergere. Io credo che peraltro il ritorno del Boemo sia stato voluto proprio perché il Pescara, diciamo, delle prime giornate di campionato è un Pescara che ci aveva coinvolto. Sì. Quindi effettivamente il fatto che questi ragazzi debbano anche riprendere un po' più di autostima e, come dice lui, credersi più forte dell'avversario, a parole sembra un concetto, diciamo così, astratto, però nei fatti ha una valenza, una grande valenza. Alla fine, fine psicologia. Il discorso è sempre quello, Maurizio fa l'allenatore, cioè il giocatore deve vedere che sul campo le cose gli riescono. Certo. Quello che fai durante la settimana ti deve dare il frutto la domenica, che altrimenti sì, ti segue, ma non ti segue con quella convinzione che ti danno i risultati. E comunque c'è stata una cosa importante, secondo me, rispetto alla gara di Messina, che fa magari storia a sé, mettiamola così, è stato centrato l'atteggiamento ieri, via, è stata una squadra che avesse una certa intensità, ci ha messo, si vedeva che voleva andare avanti, voleva creare occasioni, era un corpo unico. Si è vista anche questa determinazione che magari non si era vista a Messina mercoledì scorso. Sicuramente c'era un'energia diversa un'energia e si percepiva diversa. Anche allo stadio. Però c'ha ragione Pierpaolo, per il semplice motivo che, vedendola dall'alto, la squadra è ancora tra virgolette lunga anche ieri, però con un'energia diversa ieri ha dato un'impressione totalmente diversa, perché anche l'altra squadra, forse se avesse fatto qualche accorgimento tattico, avrebbe potuto mettere in difficoltà il Pescara. Però ha ragione, Alessandro ha detto che la prima parte ha fatto bene il Pescara, è vero, quindi io sono sempre dell'opinione, se l'hanno fatto vuol dire che il loro bagaglio ce l'hanno
e quindi bisogna solo ritornare, certo, che ritorni fuori. Ed è importante il discorso dell'autostima e della consapevolezza di quello che vuoi fare, a costo di sbagliare, certo, il gesto tecnico. Cioè, tu, se hai un concetto, puoi sbagliare il gesto tecnico, chiaro, lo puoi aggiustare. Se infatti, tu non hai il concetto, non, certo, potrai mai fare. Ma lui vuole coraggio proprio per questo motivo. E quindi affibbiato anche alla condizione atletica che sicuramente andrà migliorando, ci può far avere un futuro quantomeno, come si chiama, più rosico. Rispetto. Lo speriamo. Allora andiamo al telefono, pronto Rete 8, chiediamo scusa per l'attesa. Parliamo con... Buonasera, sono Mario da Montesilvano. Salve Mario. Buonasera a tutti. Niente, io ho notato una cosa ieri, soprattutto... l'aspetto di Lescano, cioè l'ho trovato dimagrito di qualche chilo, almeno visto dalla tribuna. Prima mi sembrava più appesantito, adesso l'ho visto leggermente più asciutto, insomma, dalle movenze si muove un po' di più confronto a 4-5 settimane fa, non so se voi avete avuto la stessa impressione. E poi mi fa piacere del gol di Merola di ieri, mi auguro che si sia sbloccato a livello psicologico, perché anche ieri nel primo tempo ha sbagliato un gol praticamente fatto, sì, dopo quelli che ha sbagliato con la Juve Stabia in casa, perché a quest'ora potevamo stare veramente con 3-4 punti di vantaggio e stare un po' più tranquilli. Quindi mi auguro che Merola a livello mentale si sia un po' tolte qualche paura, perché ecco, ieri il primo gol nel primo tempo lì doveva fare gol. Comunque io sono fiducioso, lo sono sempre stato, sono uno che stima l'allenatore, anche quello di prima mi piaceva, però dico sempre forza Pescara e speriamo bene. Grazie a tutti per la serata, buonasera. Grazie per questo intervento molto positivo, grazie al signor Mario di Montesilvano. Giovanni, sull'Escano, no? Per quanto riguarda la bilancia, Zeman l'ha sempre detto, non è ingrassato. Cioè, però sicuramente le sue condizioni sono migliorate rispetto a un mese fa. Ieri però ha aggiunto una cosa interessante, cioè è stato servito, ma lui era sempre spalle alla porta. Sì, quello sì. Deve migliorare nei movimenti sicuramente. Poi è entrato Vergani, ha fatto gol. In pochi secondi. Sulla considerazione di Alessandro, sì, volevo aggiungere una cosa, Massimo ne parlava proprio oggi. Ah, ecco qui, palla dietro, palla avanti, come che si dice in gergo? Questa, sì, è un'azione simile, no? Sì, bella, sì, questa, sì. Un po' troppo fermi gli avversari? È un pochettino, però ripeto, lì però, dopo bella, la partita era già degenerata a livello mentale, avevano proprio mollato al di là di tutto. Assolutamente. Volevo aggiungere una cosa sul concetto interessantissimo che esprimeva Alessandro prima, no? Sull'autostima. Ne parlavo proprio oggi pomeriggio con Giancarlo Febbo. Il fatto, cioè, che ci sia Zeman adesso, secondo voi, ha un po', non dico deresponsabilizzato i giocatori, cioè secondo me avere uno come Zeman all'interno dello spogliatoio responsabilizza di più i giocatori, all'esterno invece toglie un po' di attenzione sugli stessi. Un grande ombrello. Stiamo parlando di due emisferi diversi a livello di popolarità. No, proprio come ma lui è un monumento, cioè, anche se ha avuto, cioè, è un'icona del calcio per quello che è stato, adesso non so per quanti anni, però è chiaro che, con tutto il rispetto per Colombo, sì, anche per gli allenatori Sottila, anche che adesso allenerà, cioè, sì, qua stiamo parlando di un simbolo del calcio. Quindi indubbiamente io, se fossi giocatore in questo momento storico, sapendo che mi allena un allenatore che ha 70 e passi anni, cercherei il più possibile di assorbire. Certo. Di assorbire, perché sono dei momenti storici in cui tu hai ancora la fortuna di ma lui è magnetico, carismatico, un giocatore della Turris ha chiesto il suo autografo sul libro. Sì, no, ma non c'è ombra... no, per dire, no, stanno succedendo delle cose incredibili. Io ricordo Pierpaolo un mese fa diceva, abbiamo parlato, ti ricordi Pierpaolo, 3 mesi di Lescano, certo, no? Cioè con Zeman avremmo parlato 3 mesi di Lescano, punto interrogativo? No, secondo me no. Non credo. Probabilmente no. Secondo me no. Questo hai toccato un aspetto molto, molto importante e interessante. Andiamo al telefono, pronto Rete 8. Buonasera Massimo, sono Luca, un saluto particolare a Alessandro Alberto. Carissimo Luca, ben risentito. Buonasera e buon lavoro a tutti.
Io insomma ho fatto un'analisi di queste tre partite e sono contento per il risultato di ieri, ma in tre partite le lacune sono state tante e a differenza vostra che reputate giustamente la Turist una squadra molto molto mediocre, ricordatevi che comunque ieri abbiamo da pescare, il primo tempo era finito 0-0, nonostante abbiamo questo difetto ennesimo di sbagliare tante palle gol e di concederne alcune che possono essere letali, fortuna come quella di Maniero. Fortunatamente è andata bene, sono contento finalmente che riesco a vedere giocare Colai. E una cosa che io fino a qualche settimana dicevo, che Palmiero per me non era più un giocatore buono per il Pescara, non posso accettare neanche che Zeman dica che Palmiero sia rinato da due partite, perché gli altri concentrocampisti fanno determinati movimenti che lo mettono in una condizione di essere migliore. Credo che a volte il menefreghismo, la disattenzione o la scarsa voglia di rendere per quanto dovuto di alcuni giocatori abbia fatto sì che comunque 14 partite noi le abbiamo rese in maniera pessima, sottotono, perdendo punti che oggi purtroppo potremmo fortunatamente non pagare, però comunque ci hanno messo in uno stato di ambascia temporaneo, fermo restando che come sempre da tifoso e da amante del calcio sono sempre fiducioso. Vi auguro buon lavoro e buona serata. Grazie, grazie Luca. Non so se c'è un'altra telefonata oppure dobbiamo aspettare. 21:51, stavamo parlando di Rafià e dovevamo far ascoltare anche la dichiarazione resa ieri al microfono del nostro Enrico Giancarli dal presidente Sebastiani proprio su Rafià. Vuoi ascoltare? Sì, Pierpaolo, interessante. Sentiamo. Ho possibilità di scegliere? Eh no, perché io allora comando io. Comando io. Vai. Rafià sicuramente non c'entra proprio niente né in questa categoria e forse nemmeno in B. Io non so come possa fare un giocatore così a giocare in Serie C, però credo che se lo debba chiedere più lui, perché con quella qualità credo che in Serie A ce ne siano pochi giocatori così. Quindi adesso però inizierà il Ramadan per lui, ma è la loro religione, però credo che anche negli altri anni sia iniziato. Rafià è un professionista, farà quello che deve fare. Pierpaolo, sulle parole del presidente? No, va bene, presidente, io, ma non perché l'abbia detto Daniele adesso, io sono abituato ad andare molto cauto con le valutazioni sui giocatori, cioè ho visto troppi fenomeni da tre partite che poi si sono persi. Per me la valutazione di un giocatore, ripeto, non parlo di Rafià in generale, tu che dici, mi auguro certo diventi Maradona, in generale dopo un anno, quando hai fatto 20, 30, 40 partite da titolare, soprattutto per i ragazzi più giovani, adesso giochi tre partite, la nuova stella, il fenomeno, richieste dall'Inghilterra, 80 miliardi di miliardi, fagli fare un anno, andiamoci piano. No, ma per tutte le cose, cioè, certo. Le cose si costruiscono un pezzo alla volta. Assolutamente. Cioè, non soltanto nel nostro lavoro, nella nostra vita quotidiana, ma anche le carriere dei calciatori. Ci vuole tempo per fare le cose. Assolutamente. Certo, uno spreco, io l'ho visto giocare quattro partite nella Juve Under 23 da esterno alto. Sinceramente l'ha beccata poche volte la palla, lui è un trequartista, si vede, insomma, no? Anche dalle movenze, non ha il cambio di passo per fare l'esterno, è un giocatore, noi ci auguriamo che continui a crescere, tra l'altro valorizzato da Pecchia, perché Pecchia l'ho avuto prima la Juve Under 23, giocava nel 4-2-3-1 tra le linee, e anche a Cremona lo scorso anno, dove non ha giocato tantissimo nella seconda parte, era stato nella prima parte in un'altra squadra, in una squadra europea, hanno Standard Liegi forse, se non vado errato, ha giocato poco, poi l'ha preso la Cremonese, ha vinto il campionato, però lì c'erano anche giocatori come Fagioli e tanti altri. Adesso, tanto per evitare di essere mal interpretato, che Rafià sia un giocatore di grande qualità, non è che lo devo dire io, si vede. E credo che diventerà sicuramente un perno di questa squadra con Zeman da mezzala. Anzi, credo che la scelta della seconda mezzala, secondo me, sarà molto, come dire, trainata o orientata dalla presenza di uno con le caratteristiche di Rafià. Poi, quando dice il presidente dice non c'entra niente in questa categoria, questo lo vedremo, perché solo il talento non basta per diventare un campione. Cioè, il talento te lo dà il Padre Eterno.
E poi bisogna vedere quello che ci devi mettere tu. Se non tutti, e non già, tutti sono, non cioè, tutti sono Giovanni in grado dice, poi se di, gioca in C ci sarà un di motivo. Supportare il talento che hanno avuto dalla natura. Certo. Ripeto, io non conosco Rafià come ragazzo, quindi non sto parlando di lui, ma in generale, qui c'è Maurizio, quanti ne avete visti di giocatori di talento che poi non sono riusciti a fare quello che ci si aspettava? No, perché vabbè, anche il calciatore ha fatto di tante cose. No, su questo siamo assolutamente d'accordo. Allora ci dobbiamo fermare una seconda pausa pubblicitaria, regia. 21.58, torniamo in diretta su Rete 8 con Pierpaolo Marchetti, Alessandro Alberti, Maurizio Tacchi e Giovanni Tontodonati. Io vorrei far rivedere con l'ausilio della regia la grande azione di Crescenzi. Crescenzi, a mio avviso, è stato il migliore dopo Rafià. Una grande partita, una grande prestazione, padrone incontrastato della fascia destra. Sembrava, Giovanni, non so se sei d'accordo, il Crescenzi protagonista della vittoria del campionato con Oddo 2015-2016. È vero. Zeman ha detto ci manca continuità, sì. Ha detto a fine partita. Sono soddisfatto, però non siamo stati continui. Guarda, forse qui uno dei pochi che ha avuto continuità è stato proprio Crescenzi. Sì, fatto degli scatti nel secondo tempo pazzesco. Guarda qui. Qui mangia l'avversario, sì. Scambia credo con Merola e poi fa questa progressione, alza la testa, serve Colai poi non vede o ignora, non lo sapremo mai, l'inserimento di Krai. La sovrapposizione che spesso si ripete, quindi qualcosa è già entrato in testa. Sì. No, ma soprattutto gli elogi di Zeman nei riguardi di Kraia, no? Sì. Ha detto ha fatto un allenamento e mezzo con noi, certo. Ha già capito un po' le basi di quello che si può fare in campo. Lì, insomma, una bella concorrenza ci sarà, perché entrerà Giabua tra poco, c'è Mora. Mora, che ieri è partito dalla panchina. Aloy, che è entrato. Assolutamente. Insomma, non mancano le scelte. No, assolutamente. Probabilmente c'è l'imbarazzo della scelta, soprattutto in mezzo al campo, ma anche in attacco, perché sono in questo momento 7 attaccanti. Rafià viene considerato un centrocampista, una mezzala. A proposito, mi facevi notare a microfoni spenti che per Rafià ha giocato 2 partite su 4 con Zeman, sì. Perché con la Juve Stabia era andato in panchina, Pierpaolo. Contro la Gelbison ad Agropoli, assist vincente per Lescano e ieri un'altra grande partita. Quindi insomma, 2 su 4, appunto. 3 indizi fanno una prova, 2 su 4 ci siamo quasi. Sta facendo bene, ma infatti, come dicevo prima, io credo che sarà un giocatore cardine di questo Pescara di Zeman. Poi bisogna capire chi mettergli a fianco. Infatti. Kraia ieri molto bene. Minimo bello, di equilibrio. Sì, Kraia molto bene. È un giocatore che a me piace molto. Intelligente. Vero. Però bisogna vedere poi contro squadre più forti se puoi permetterti un centrocampo con Rafià. Palmiero. In realtà l'unico vero incontrista, cioè il Nielsen, diciamo, della situazione, sì, forse può farlo solo Aloy come caratteristiche. Adesso non vorrei aver scordato qualcuno, che poi in realtà sono talmente tanti giocatori che non lo so, sono curioso di vedere. Ma in quella stagione famosa, tu alludi sempre a quella stagione, sì. Cascione, Gessa, Nielsen, c'era Cone che ricorda un po' i centrocampisti dell'organico attuale, perché non aveva un grandissimo inserimento, no? Molta fisicità, sì. Ricordate Mussacone, come no? Giabua, sì. No? Qualcosa, no. Qualcosa di Giabua. Mussacone era il doppio, diciamo. Sì, fisicamente sì. Un po' più... Sì. Beh, effettivamente la scelta, anche perché incontristi veri a centrocampo... No, che poi Nielsen non era un incontrista, era un giocatore di sostanza. No, incontristi, volevo dire... giocatori di inserimento, sì, più che incontristi, non è che ce ne siano più di tanto in questo centrocampo, cioè Germinario ma giovanissimo. Mora che però ha la sua, certo, la sua età, non più verdissima, insomma anche lì tu Maurizio come... No, ma è così, ma è stata strutturata in questo modo, in questo modo qua. Certo che il discorso di Rafià lì in mezzo a metà campo ti dà anche, come mezzala ti dà anche... un'importante fisicità anche sui calci piazzati. Quando fai una lettura a tutto tondo devi tener conto tante piccole cose che possono fare la differenza, cosa che tante volte sfuggono. Faccio un esempio: a Gubbio ci avevamo un giocatore che era bravissimo a battere il calcio di punizione, che non era eccelso, diciamo, cioè non era una prima
aspetta, non mi ricordo adesso il nome, ce l'ho presente. Però per fare Bergamini, mi sembra, Bergamini. No? E, per dire, quell'anno lì fece gol, avevamo Ettore Marchi che fece 12-13 gol, però calci piazzati con questo ragazzo qui è stato più incisivo e più determinante rispetto a Ettore Marchi che ha fatto 13 gol, perché ogni volta che batteva le punizioni ha giocato talmente poco che però ha fatto far gol con la San Benedettese, fece far gol col Padova, fece gol salvezza a Bassano, per dire, poche sì. presenze. Però quando fai un discorso di formazione devi tener conto anche di queste situazioni qua, e il fatto di avere, per dire, in un centrocampo come c'è il Pescara una fisicità imponente come a Rafià, anche se non è proprio il suo ruolo, può essere letta anche in questa in questo modo qua, questo modo calci piazzati, fisicità, recupero. Quindi non è, cioè sono delle strutture talmente particolari che ti possono fare la differenza. Tra poco andremo al telefono. Sì, talmente... Alessandro, volevo chiederti la crescita di Palmiero. Beh, insomma, anche questo è un giocatore che all'inizio è arrivato fuori forma, abbandonato tra virgolette dal Napoli, si è dovuto rimettere al passo con i compagni di squadra, poi ha avuto qualche possibilità, ci mancherebbe, con Colombo, non se l'è giocata forse benissimo, adesso sta tornando il Palmiero che conoscevamo. Però credo che il rendimento di Palmiero sia proprio legato all'andamento di tutti gli 11. Del reparto. Del reparto. Che lì può esaltare le sue qualità. Quindi penso che sono tutte situazioni che si concatenate una con l'altra. Sì. E comunque è sempre nel vivo del gioco. Poi, non mai visto... centrocampista dipende molto anche da chi ha intorno. Certo. Perché se ha dei punti di riferimento chiari o se ha giocatori che si nascondono dietro l'avversario. Zeman ha detto proprio questo. Se, allora Palmiero, il suo compito è facilitato se i suoi colleghi di reparto si muovono, si propongono, se rimangono fermi. Da quante soluzioni ha il centrocampista ogni volta che è in possesso di palla? Tanto il fatto che lui abbia cominciato a ritrovare fiducia in se stesso lo dimostra anche il fatto che sta cominciando a rigiocare non solo sul corto, ma anche sul lungo. Ieri ha fatto dei cambi di campo, dei lanci. Probabilmente questo gli viene anche sia dal fatto di cominciare a trovare delle certezze per quanto riguarda perlomeno l'assetto della squadra, e anche qualche certezza in più per quanto riguarda, credo lui cominci a risentirsi protagonista, cominci a risentirsi al centro del progetto. Andiamo al telefono, pronto Rete 8? Pronto? Salve, sono Damiano di Pescara. Sì, buonasera. Senta, volevo fare una domanda a Marchetti, ma secondo voi col gioco di Zeman, Cuppone può essere un'arma in più per i playoff? Cuppone, perfetto, grazie per questa domanda. Cuppone? Ma Cuppone è un giocatore dalle caratteristiche particolari, perché era un giocatore di grande gamba, di strappo, di velocità, bravo in spazi ampi. Secondo me può essere più una soluzione a partite in corso. Sì, perché fa fatica a giocare sulla catena, diciamola. Diciamo che la disciplina tattica non è proprio il punto di forza di Cuppone, però è uno che quando la partita si spacca può essere un'arma micidiale, soprattutto se con Zeman arriverà anche lui in una condizione fisica, cioè Cuppone se sta bene fisicamente correre dietro non è facile, è vero, però non è neanche facile tenerlo disciplinatamente a fare quei 2-3 movimenti. Poi, per carità, tutto si può fare, tutto si impara, è migliorabile. Tutto si impara. Però, diciamo, in teoria, per il momento, non lo vedo titolare, ma... Sai, tutto è migliorabile, anche tu hai cominciato a prendere tante cose da quando frequenti questo salotto, cioè... Ma certamente. Io invece vorrei chiedere... Intanto ti ringrazio molto di non avermi interpellato quando si parlava della bilancia, delle scale, dei gradoni... Io preferisco l'ascensore, se posso esprimermi sui gradoni, direi che preferisco l'ascensore. Dobbiamo andare ancora al telefono, pronto Rete 8. Buonasera Massimo, sono Paolo. Paolo, buonasera. Sono il mio omonimo di Pierpaolo. Volevo fare una domanda, se è un vostro giudizio, tornando al discorso di Rabbia. Secondo voi, con le dovute cautele, perché io ho ragionato a Paolo,
sono giocatori e poi devono ancora dimostrare il vero valore. Secondo voi c'ha le stesse movenze di Zidane? Io ho visto l'azione dei due gol, dei due assist, il modo delle movenze, come gestisce il pallone, sì. Sempre con le dovute. È vero. Io... cautele, ecco. Paolo, guardi, io l'ho detto. Ah, no, voleva aggiungere, scusi. No, no, stavo... Ah, ecco. un vostro giudizio, visto che... Io sono d'accordo con lei, con te, ti do del tu col massimo rispetto, perché... Ti do del tu col massimo rispetto, ti ringrazio, perché io qualche settimana fa l'ho detto a Giovanni Tontodonati, a microfoni spenti, mi ha detto, guarda, non lo dire pubblicamente, perché... Allora adesso rischi di come movenza, no, cioè, ha fatto un esempio calzante, complimenti, esatto. Per fortuna che Paolo l'ha detto prima, andiamoci piano con gli elogi, esatto. Grazie Paolo, siamo d'accordo comunque devo dire che Paolo ha fatto un intervento da 10 sì, sì. Lode, no, vabbè, però sì, diciamo movenza, che alla sì. fine della trasmissione diciamo che la colpa di questi falsi miti abbiamo capito è sua, da dove deriva. Anzi, ti vorrei chiedere, se mi consenti, che sono, chi sarà il prossimo astro nascente che spreca? Non so. Devo andare a... dopo Catanzaro ci sono dei giocatori. Paterno però ormai è troppo vecchio. Paterno è troppo vecchio, per me è il giocatore uno dei più forti, vabbè, anche, attaccanti anche, del anche girone, anche su Brugman Paterno ti piace, Maurizio? No, è giocatore, beh, è giocatore, dai ragazzi, solo a Pierpaolo non piace. Vabbè, allora facciamo così, andiamo in pubblicità per l'ultima volta. Torniamo in diretta su Rete 8 con Pierpaolo Marchetti, Alessandro Alberti, Maurizio Tacchi e Giovanni Tontodonati. Momento imperdibile, caro. Nell'intervallo c'è stata una rivolta nei confronti del conduttore, è bene che il pubblico lo sappia. È stato duramente contestato il conduttore. Qual è l'oggetto del contendere? Questi facili entusiasmi. Patierno. Cioè, a volte sembri più un procuratore dei giocatori che un valido conduttore del giornalista. Sarebbe piaciuto fare l'osservatore, questo sì. Allora, facciamo così. Top goal, 32esima giornata. Allora, cominciamo dalle reti di Martinelli e Van de Putte. Martinelli, Catanzaro, Monterosi 3-0. Poi dovrete leggere il gol più bello di questa 32esima giornata. Van de Putte va ad incaricarsi del corner da destra. Catanzaro già in vantaggio 1-0 sul Monterosi. Lo stacco vincente di Martinelli, capitano Martinelli, classe 88, terzo sigillo in questa stagione. Due gol li aveva realizzati all'Adriatico Giovanni Cornacchia lo scorso 27 novembre, partita finita come sapete tutti 3-0 per la squadra di Vincenzo Vivarini. Rivediamo il terzo tempo di Martinelli, giocatore fondamentale, capitano del Catanzaro. Il terzo gol di Van de Putte. Qui Van de Putte viene involontariamente servito da un giocatore del Monterosi, poi la sua velocità la conosciamo molto bene, va ad incrociare sul palo lungo e il terzo gol di... undicesimo gol in questa stagione per Van de Putte, classe 96, giocatore belga, 19 assist, cioè numeri da record. Questo invece è il gol di Esposito in Picerno Cerignola, 2-0 finita questa partita su cross di Pagliai, giovane del 2002, azione velocissima, gol di testa di questo ragazzo non più giovanissimo, classe 91, circa 230 presenze, 70 gol col Picerno, settima rete in questa stagione. Qui siamo a Francavilla Fontana, Virtus Francavilla, Juve Stabia 3-1, il gol di Pandolfi, il sesto in questa stagione per il classe 98, un gol che illude la Juve Stabia che poi perderà 3-1, e vi faremo vedere il secondo gol, anzi il primo gol di Maiorino, autore poi di una doppietta, guardate che sassata, Un gol fantastico, direi, no? Un gran gol, quello di Maiorino, settimo sigillo in questo campionato, classe 1989. E questi erano i gol che vi abbiamo proposto della 32esima giornata. Qual è il più bello? Premesso che, come ogni settimana, ti dico che se ti metti davanti al monitor mio io non però c'è anche quello. Però, scusa. No, vabbè, c'è anche questo. Quello è un chilometro e mezzo. A un chilometro e mezzo. Detto questo, Maiorino. Maiorino, quindi l'hai visto bene, insomma. Ho visto di sfuggita, mi fido di quello. Forse perché non ha visto quell'altro. Alessandro? Maiorino. Maiorino? Io dico invece Esposito. Esposito. No, del Pandolfi. Eccolo qui. Forse Pandolfi. Quello di Pandolfi. Dicevo Esposito per un discorso Esposito, di velocità di azione. E di squadra. Accompagnamento di squadra, robe varie.
per differenziarmi da... Ma poi gran cross di Pagliai, di stupendo. Caro Giovanni... Pandolfi per me. Pandolfi? Sì. Cioè hai fatto tutto per... Vabbè, no, ci sta. Cioè no? Ci hai messo anche quello... Ma Pandolfi, rivediamo un attimo. Ecco. Sì, allora, il tiro è fortissimo, però è centrale. Oddio. È centrale, ragazzi. Rivediamo. Ma invece di fare la top goal che polemizzare, non mi potete telefonare privatamente? Stato... Pandolfi è un ottimo attaccante, ci mancherebbe. Però se lo vedi, a velocità naturale, sì, destro è terrificante. Destro poderoso, come avresti detto tu in telecronaca quando ti facevi a Sky. Però anche bravissimo. Anche Maiorino, gran gol. Gran gol di Maiorino. Ah, Pasquale Maiorino, Massimo, prego. Prima che mi dimentichi, volevo avvisare i telespettatori che da domattina sarò presente con un banchetto in Piazza Salotto per raccogliere le firme per l'abolizione della top goal. Chiunque volesse firmare con un documento d'identità non serve altro. Allora potrebbe essere l'ultima quella di questa sera. Potrebbe essere l'ultima. E allora andiamoci a vedere la top goal della 33esima giornata. Dunque si è aggiudicato chi è il gol più bello? Maiorino. Pasquale Maiorino. Virtus Francavilla. Allora, 33esima giornata, cominciamo da Crotone-Viterbese, il gol di Semenzato, eccolo qui al volo. Bel gol questo per il classe 1987 su cross di Pavlev. Giocatore sloveno. Questo invece è il gol di Colai, lancio di Palmiero. Bravo, comunque Brosco a soffiare il pallone a Maniero in pressing, poi fa il resto Colai, postura sbagliata sicuramente del difensore della Turris Boccia, però destro chirurgico, nulla da dire. Secondo gol stagionale per Colai, non segnava dal 6 novembre in campionato. 2-1 sulla Gelbison. Questo invece è il primo dei tre gol di Malcore. Malcore 14 reti in questo campionato, non era dato in grandissime condizioni. Infatti ha segnato una tripletta. Questo è il gol di tacco, mi pare. Sì. Tacco esterno. E poi vediamo il terzo gol. Terzo gol molto bello, perché qui c'è il dribbling sul suo dirimpettaio e poi mette a sedere il portiere del Foggia, Thiam, e segna il gol del 3-2. Infatti questa partita è finita 3-2, tra l'altro, anzi 4-2. All'inizio il Foggia era andato in vantaggio per 3-0 dopo 20 minuti. Questo è il gol di Tommasini del Taranto, altro ragazzo interessante, credo che sia un 98, mi sembra 6 gol, qualcosa del genere. Tommasini, Taranto batte Virtus Francavilla 1-0 all'88esimo. Pierpaolo. Per me è Malcore. Malcore il primo o il secondo? Il secondo. Sì, per te? D'accordo con Alessandro. Pierpaolo, sì? Il primo della Viterbese. Perché il primo di Viterbese, quindi Semenzato. Al volo. Ma al di là del volo, perché era difficile, perché gli salta quello davanti, quindi non era facile colpire la palla. Allora, rivediamo un po'. Cross di Pavlev, ex Chievo, classe 2000. Gli salta davanti. Niente male, hai ragione. E tu Giovanni, invece? Io a qualità prendo. Sì? Malcore, il secondo gol di Malcore, sì, quindi 3-1, vince Malcore. L'ultima... top goal dell'anno. Bisogna vedere se poi no, ti seguono. Mi seguiranno. Io la penna già ce l'ho. Tu già ce l'hai, addirittura. Alessandro, abbiamo anche firmi? Un traditore tra gli ospiti. Io mi stengo. Va bene, allora io direi di passare ai precedenti Catanzaro Pescara. Che ne pensate? Perché i precedenti dal 1947 al 2005, 9 sfide. A Catanzaro prima si giocava, prima era lo stadio militare di Catanzaro, adesso si chiama Ceravolo. Anche questo... qui che ne pensate, ma non possiamo dire di no, quindi non ce lo chiedere per favore. No, infatti. Allora, 27 aprile 1986, Catanzaro batte Pescara 3-1, la punizione di Bagnato, Gasperini devia, Rossi spiazzato, era il Pescara di Enrico Catuzzi. Altra punizione, qui sbaglia, Maurizio Rossi, intervento... proprio difettoso direi del portiere, il raddoppio, il tap-in di Panero, giocatore del Catanzaro, il tris di Cozzella che era l'ex di quella partita, palo rete, niente da fare appunto per Maurizio Rossi. Al termine di quella stagione il Pescara retrocesse in Serie C, poi ripescato a scapito della spesa del Palermo. Poi andò in A. Il miracolo sportivo firmato, targato Giovanni Galeone. Accorcia le distanze Rebonato su cross di Bosco. Acerbis, Bosco, Rebonato. Gran gol, eh? Che ne pensi?
Quello era uno dei più bei centrocampi che ricordo del Pescara. Roselli, Baldini, Acerbis. È vero. Il titolare era Franco Baldini. Assolutamente. Bel centrocampo. Tra l'altro in quegli anni c'era anche Giancarlo. L'anno precedente. 83-84, ma anche 84-85. Esatto. Il primo anno di Catuzzi. L'altro anno era Tacchi, De Martino, Vagheggi. Però preparatissimo Pierpaolo, si vede che è un giornalista datato. Allora, qui non ti posso contraddire, purtroppo. Allora, vediamo un po', l'unico successo in B, 30 dicembre 1989, Caffarelli. Guardate qui, direi come ragione, il presidente dell'epoca di Lena, sì. E questo è il gol di Caffarelli. C'eri a Catanzaro? Sì. Gol di Caffarelli, 30 dicembre 1989, il Pescara mi pare che salì al quarto posto. Con l'attuale direttore del centro, Piero Anchino, vedi? Beh, insomma, fu un bel gol, tra l'altro, quello di Caffarelli, che in Abruzzo ha giocato anche... È stato anche un viaggio molto burrascoso, perché Piero aveva una macchina nuova allora. Ah sì? E io ogni tanto c'avevo questi languori, quindi mangiavo in macchina e lui si... Non voleva che si cadessero le briciole in una macchina morta. C'è stato anche qualche momento di forte tensione. Salutiamo naturalmente il direttore del centro Piero Anchino. Allora, dobbiamo vedere l'ultimo precedente, l'ultima volta, 22 settembre 2005, l'allenatore era Maurizio Sarri, che non è cambiato granché, se ci pensate. Allora, infortunio occorso a Daniele Croce nei minuti iniziali della partita, frattura alla clavicola sinistra. Poi Tardioli neutralizzerà, stiamo per vedere il rigore calciato da Corona, Giorgio Corona, che era un grande attaccante dell'epoca, espulso Gonnella e gol partita, o meglio autogol sfortunatissimo di Emanuele Pesaresi su cross di Rizzato. Poi viene espulso anche Matteini, insomma una partitaccia, 9 contro 11 e tu hai ricordato anche questo aneddoto, no, bellissimo. Ma la cosa più bella fu il martedì, la conferenza stampa di Matteini. Ah, ecco, sì, che si lamentava perché non perché lui avesse preso, credo, 3 giornate, ma perché il suo compagno ne aveva presa solo una. Al che gli suggerimmo, fate reclamo per fargliela aumentare, perché non ho mai visto nella mia vita la conferenza stampa di un giocatore bellissimo, che sì. Si lamenta per la squalifica troppo breve del suo compagno. A Scara abbiamo visto anche questo. Allora, io direi di concludere con il quadro del prossimo turno. Che ne pensate? Oggi siamo in perfetto orario, abbiamo ancora un minuto da spendere per vedere il quadro del prossimo turno, 34esima giornata. Insiste però, che ne pensate? Questa falsa democrazia? No, perché è falsa? Io sono sempre sincero. Allora, tra l'altro il Pescara giocherà dopo aver conosciuto i risultati delle dirette rivali, diciamo, al terzo posto, perché il Foggia affronterà il Monterosi alle 14.30, queste le partite. Foggia-Monterosi di sabato, Giuliano-Andria, Latina-Crotone, Picerno-Gelbison, Turris-Messina, Viterbese-Cerignola. Alle 17.30 Potenza-Juve-Stabia e Taranto-Avellino. Domenica 26 marzo alle 14.30 a Catanzaro-Pescara, alle 17.30 Virtus-Francavilla-Monopoli. Questo può essere un vantaggio, secondo te, Giovanni? Secondo me no. A questo punto... Cioè mancano ancora altre partite, Massimo. Sì, mancano 5 partite. Le ultime 2 si giocheranno in contemporanea probabilmente, sì. Se non ricordo male. E poi mi dicevi, Massimo, prima di andare in onda, che se il campionato finisse oggi la Gelbison sarebbe salva? Perché ci sono 9 punti più di 8 di scarto, punti, più di 8 punti. Sì, sì. Esatto. Questo è il regolamento. Dalla Viterbese. Un'altra cosa al volo, Giancarlo Febo sta seguendo Ancona Cesena, 0-1 risultato. Grave infortunio a Melchiori che si è rotto il polso. Ci dispiace tanto. Immagini, insomma, abbastanza. Tra l'altro, Melchiori aveva avuto un grande impatto con, sì, con l'Ancona, aveva segnato 4-5 gol. Se non vado in barella, gli facciamo in bocca al lupo. Assolutamente. Federico Melchiori, che ricordiamo con grande affetto perché la sua stagione qui a Pescara 2014-2015 è stata molto, ma molto positiva. Veniva dal Padova, mi ricordo fallimento del Padova, prese a 0 Giorgio Repetto, sì, sì. 14 gol col Pescara in quella stagione, un classe 1987 Federico Melchiorri. Il Picerno è a 2 punti dal Pescara, 8 risultati utili consecutivi, non perde dal 2 febbraio, 1-0 a Monopoli, è una squadra davvero interessante, Maurizio, l'hai vista? Sì, una bellissima realtà, io ho visto... Quando ha perso in casa con il Catanzaro 1-0, perso in casa, e
mi ha impressionato, tiene bene il campo, tutti sanno quello che devono fare, una squadra che scorbutica, che darà fastidio, poi su in casa su quel campetto lì in sintetico creerà molti problemi. Il Picerno ospiterà il Pescara, attenzione, il Picerno ha espugnato l'Adriatico Giovanni Cornacchia a dicembre. Allora chiudiamo veramente, schermata tattica del Catanzaro, l'ultima formazione scesa in campo ieri. Alla Recchi di Salerno si è giocato tantissima gente da Catanzaro, mi pare 5-6 mila, 8 mila, 9 mila spettatori. Quindi ero rimasto a qualche giorno prima, 9 mila spettatori, e poi sappiamo tutti com'è finita, la vittoria del Catanzaro 2-0, Catanzaro in B da ieri, Fulignati tre pali, Martinelli, Brighenti, Scognamillo, trio di centrali di difesa, insomma formazione tipo di fatto, Scitum e Van de Putte esterni, Ghion, Verna, il lancianese Verna e Sunas, Verna che ha già vinto qualche campionato, in C mi ricordo a Pisa con Gattuso, insomma giocatore di categoria, giocatore che ha fatto anche la B, Biasci e Iemmello di punta. Beh, vabbè, magari sarà un po' di turnover, qualcuno che ha giocato meno durante la stagione, no Maurizio? No, saranno anche festeggiando, speriamo che festeggino. Io non credo che il Catanzaro faccia la partita di fine stagione, perché credo che vogliano battere tutti i record, però... Però qualcosa concederanno dopo i festeggiamenti, no, nel senso anche dal punto di vista psicologico. Mi aspetto proprio una prova d'orgoglio da parte del Pescara. Già il fatto di non uscire imbattuti da Catanzaro, secondo me sarebbe un grande stimolo in vista delle prossime partite. 88 gol in casa, di cui, anzi 88 gol in totale, di cui 58 in casa. Il Catanzaro al Ceravolo ha sempre vinto, caro Pierpaolo. E guarda, poi le statistiche... queste sono partite trappola, perché è vero che sicuramente ci sarà grande festa, però tu che sei l'avversario devi essere bravo, perché quel clima lì distrae anche te se non stai con la testa pienamente sulla partita. E quindi secondo me sarà una prova importante anche da quel punto di vista. Vedremo quello che accadrà, ore 14.30, domenica prossima, Catanzaro-Pescara. Grazie a Pierpaolo Marchetti, Alessandro Alberti, domani lo troverete con il banchetto in Piazza della Rinascita per questa petizione. Sì, insomma, raccolta di firme per abolire la top di 8 gol, che invece ci sarà ancora. Grazie Maurizio. Se dovesse andar bene, se ci dovesse essere grande risposta, la prossima sempre i banchetti a Piazza Salotto per il cambio del conduttore. Questa magari qualche probabilità ce l'hai. Grazie a Maurizio Tacchi, grazie, e grazie a Giovanni Totodonati, un ringraziamento particolare a Roberto Chierchi della telecamera, al nostro regista Dino D'Angelo. Grazie ancora e buona serata.